Dovremmo sprecare parecchi aggettivi per descrivere, in questo momento, lo stato d'animo dell'ambiente Formula Promotion. Passare dall'emozionante ed esaltante gara del circuito di Monza per essere qua, già pronti per il fantastico Mugello, senza scordare Imola, Misano e Varano. È il segnale di un campionato che, lo diciamo con falsa modestia, è vivace. Di solito i conti dei distacchi nel fortunato campionato Formula Promotion si fanno in millesimi, ed è stato così anche questa volta, dove non è stata di certo la noia ad essere di casa sul circuito toscano, dove ben 15 funambolici drivers si sono dati battaglia. Una puntata tutta da gustare, quindi, amici di Orrace TV. La parola d'ordine di questa trasmissione è agonismo, di quello sano però, che di solito viene chiamato sport. Con il Mugello a fare da cornice non si può fare niente di diverso. Rimanete con noi! Siamo in compagnia di Luciano Passoni, responsabile ufficio stampa. Luciano, cosa ci puoi dire dopo il fantastico evento a Monza? Ci troviamo adesso al Mugello. E l'appuntamento al Mugello direi che è altrettanto emozionante come quello di Monza. Là avevamo puntato molto sul fatto dell'emozione di Monza e qui direi che oltre l'emozione c'è anche il fascino di un circuito molto impegnativo per i piloti e molto importante. Vorrei sottolineare una cosa sul campionato, fare un bilancio complessivo e dire che sono pochi i campionati che vedono la presenza di tutti i più importanti circuiti, perché ci siamo fatti Misano, Imola, Monza, Mugello, faremo Vallelunga, quindi a questo punto dico quanti campionati posso permetterci questa cosa. Nel nostro piccolo ci sembra un grande risultato. Due colpi di scena durante le qualifiche accomunano Andrea e Corrado Cusi. Ad entrambi salta il motore e solo la maestria dello staff tecnico Predators consente ai due di schierarsi al via. Questo però non impedisce a Cusi padre di agguantare con solo tre giri effettuati la pole position con un fantastico 2 minuti 11 secondi e 501 millesimi a 143 km orari di media. Per Andrea invece una fumata proprio nel corso dell'ultimo giro utile gli consiglia di parcheggiare lungo il rettilineo la sua Predator PC008. Per gli altri piloti la routine delle prove, con l'incredibile prestazione di Neri secondo, Galluzzi terzo e Spadini quarto, Alberto Ticchi e quinto a bordo della datata ma efficace Predator PC008. Alle sue spalle Bassi, Moriggia, Carrillo, Ginesi, Marcon e Maraviglia, tutti con la Predator PC010. Alberto Ticchi si candida quindi ad un rientro con il botto in classifica, anche nel trofeo di Bari, per dimenticare il botto vero di Imola, ben più pericoloso. Chiudono lo schieramento Parrotta, Andrea Cusi, Borrelli e Amati, tutti ancora in lizza per il trofeo di Bari a bordo delle Predator PC008. Abbiamo la pole position, solo che ho fatto soltanto tre giri che poi ho rotto il motore. Ma anche colpa mia, ho fatto un test a coda, però adesso dobbiamo cambiare il motore e speriamo che il motore che mettiamo vada bene come questo. Corri con GDM Racing, questo team, cosa ci puoi dire? Sì, diciamo, io sostituisco il pilota ufficiale che è impegnato, che è Matilde La Guardia, quindi la sostituisco e ringrazio GDM Racing per avermi affidato la macchina. Come sono andate le qualifiche? Ma direi abbastanza bene, dai, sono prima della categoria, ho migliorato rispetto a ieri, peccato che mi hanno rovinato, diciamo, il giro migliore, che era l'ultimo, ho trovato un doppiato e mi sono dovuto fermare quasi, però vabbè, dai, può andare bene così, parto quinto assoluto, quindi ci sarà da divertirsi a sorpassare qualcuno. Ho lavorato abbastanza bene a casa e sono abbastanza contento, il setup è praticamente perfetto, quindi devo solo mettermi in condizioni di fare del mio meglio nella gara. Le qualifiche sono andate abbastanza bene, siamo secondi dietro a un piede pesante come Ticchi.
speriamo di fare una buona gara e di portare un buon risultato a casa, perché ci serve più che altro per il nostro campionato, che è il trofeo Flavio di Bari. Speriamo bene per la gara e spero anche bene per Ticchi, che aspettiamo che faccia un bel risultato, dato che partecipa con noi anche come team Flamax. È un tracciato stupendo, che ho voluto realizzare, un sogno che da anni volevo realizzare, di correre in Toscana al Mugello, nella pista di casa della Ferrari, si può dire. È stata un'emozione bellissima. Le prove sono andate abbastanza bene, ho avuto un problema verso la fine che si è ammutolito il motore, un problema alla pompa di benzina. Speriamo che la gara di riuscire a fare qualcosina in più. E le qualifiche sono andate bene, considerando che è la prima volta che giro su questa pista. Quindi per me è stata una presa di conoscenza della pista con le prove libere di ieri. Oggi ho recuperato 5 secondi dai tempi di ieri, quindi il mio obiettivo era quello di concludere le prove ultimando tutti i giri, e quindi questo obiettivo è stato raggiunto. E naturalmente è da poco che utilizzo questa macchina, quindi devo prendergli le misure in pratica. La gara vede scattare in testa l'autore della pole position, Corrado Cusi, nell'occasione a bordo della Predator Spc 010 del team GDM Racing. Al suo fianco Mario Neri non riesce a ripetere le soliti fulminanti partenze e si lascia superare da Galluzzi. Seguono nell'ordine Spadini, Moriggia, il rientrante Bassi, Carrillo e Ginesi. Con questo gruppo Alberto Ticchi, anche lui al rientro dopo Imola, supera con la sua determinazione il gap tecnico che divide la sua Predator Spc 008 dalle più aggiornate Pc 010. Ticchi è quindi il primo dei partecipanti al trofeo di Bari. I problemi di motore, già evidenziati nelle prove, lasciano al palo Andrea Cusi. Riuscirà a ripartire, ma non sarà mai in gara e l'avventura per lui finisce al terzo giro. Farà compagnia al padre Corrado, che subito dopo la fulminea partenza la vettura lo abbandona già al secondo giro. Passa in testa così Andrea Galluzzi, seguito da Neri e Spadini. Questi tre velocissimi piloti non lasciano spazio al resto del gruppo e guadagnano di quel tanto per battagliare tra di loro senza timore di essere riacciuffati. È un'alternanza quindi tra Galluzzi e Spadini, con Neri che apparentemente resta a guardare. Ma le posizioni cambiano anche nel corso dello stesso giro e sarà solo il traguardo finale a dare il responso definitivo. Anche Bassi e Moriggia si scambiano continuamente le posizioni. Saranno ai piedi del podio nell'ordine. Sesto Andrea Carrillo, seguito come un'ombra da Ticchi, primo del trofeo di Bari, e Andrea Ginesi. E poi la volta di Paolo Marcon e Maurizio Maraviglia. Completano la classifica generale e quella parziale del trofeo di Bari Domenico Parrotta, undicesimo e quindi secondo del trofeo di Bari, che consolida così il primato in questa speciale classifica, e Giulia Amati, dodicesimo nella generale, ma sul podio per il trofeo di Bari. Chiude Elio Borrelli, il grande combattente non supportato al momento da una vettura alla sua altezza. Andrea Galluzzi si ripete, questa volta nel vero teatro della velocità che è il Mugello Circuit. Lascia alle sue spalle, così come a Monza, Marco Spadini per soli 145 millesimi. Fare compagnia ai due a 215 millesimi e Mario Neri, che sale sul podio accanto ai due alfieri del Ventricini Racing Team. Andiamo ora a leggervi la classifica finale di questa quinta prova della Formula Promotion, Mugello. Vince come detto Andrea Galluzzi per soli 145 millesimi su Marco Spadini. Terza posizione, a soli 215 millesimi, Mario Neri. Quarta piazza per Fabrizio Bassi, poi Nino Moriggia, Marco Carrillo, Alberto Ticchi, che è primo come detto del trofeo di Bari, poi Andrea Ginesi, Paolo Marcon a seguire, più della top 10 Maurizio Maraviglia. Undicesimo è Domenico Parrotta, poi Giulia Amati ed Elio Borrelli. E oggi niente, ero lì in lotta con Cusi, Neri e Spadini, poi Cusi ha rotto e... Fantastica terza doppietta della VRT. Molto bello, è stato emozionante, un circuito stupendo e veramente valsa la pena, ecco. Con Andrea, che purtroppo il ragazzo è giovane e forte e non si batte più, non lo so, dobbiamo inventare qualcosa, ci daremo da fare, dai, prossimamente. Ma non benissimo, perché dal terzo giro ha avuto problemi con le temperature, non riusciva a prendere le scie, dovevo stare fuori per abbassare il più possibile le temperature, quindi ho fatto una gara di copertura. Ho provato l'ultimo giro a uscire dalla scia per cercare di vincere, ma il motore ormai era andato, quindi non c'era niente da fare. Ma guarda, bene, la categoria è andata molto bene, come hai detto abbiamo vinto subito, quindi con un bel distacco sugli altri, tutto secondo le aspettative.
pensavo andasse un pochino meglio con la classifica assoluta, sono arrivato settimo, purtroppo ho sbagliato la partenza per colpa mia e mi hanno superato subito in due, che poi purtroppo, nonostante avesse un passo molto inferiore al mio, non sono riuscito a passare. La gara è andata abbastanza bene, diciamo siamo arrivati secondi, che è un buon risultato per la nostra classifica, che in questo momento siamo primi in classifica nel trofeo in generale. Gara fantastica, anche l'auto era fantastica e non potevo chiedere di meglio. Grazie a tutti, ciao!